Buon compleanno a tutti ragazzi e benvenuti in un nuovo video. Oggi volevo parlarvi di un film che ho visto al cinema circa 10 giorni fa dal titolo L'Agenzia dei Bugiardi. Ma prima mettete un bel mi piace così sulla fiducia e un'iscrizione ed ora possiamo anche iniziare. Allora, io non sono assolutamente il tipo, visto che amo il cinema, di vedermi le solite commedie italiane, ma una mia amica mi ha mezzo costretto e quindi a malincuore sono andato a vedere L'Agenzia dei Bugiardi. Partiamo dal presupposto che non mi ha fatto proprio schifo. Diciamo che non è che mi sia piaciuta, però non è che è schifosissima come è la solita commedia italiana. Ci si sono impegnati leggerissimamente per renderla godibile. La cosa più divertente dell'intero film è stata la compagnia che io avevo in sala, cioè erano tutti anziani, noi eravamo gli unici giovani. E tutti questi vecchietti stavano letteralmente morendo dalle risate ogni 5 secondi per ogni scadente battuta, oppure per ogni azione dei personaggi. Ed io stavo letteralmente morendo dalle risate per le reazioni del pubblico intorno a me. Allora, diciamolo subito, L'Agenzia dei Bugiardi non è un film originale ed è un remake di un film francese intitolato Alibi.com, e quindi è successo quello che accade con tutte le commedie italiane. Cioè, ragazzi, non si ha più fantasia, si fanno solo film ispirati ad altri film, e questa cosa è triste, tristissima. Anche se c'è un po' di cura, ragazzi, nella sceneggiatura, e c'è anche qualche differenza rispetto al film originale, però fare un remake è una paraculata bella e buona, perché i produttori così non rischiano e puntano sul sicuro, perché se un film uscito precedentemente ha avuto successo, probabilmente in analisi matematica, per percentuali, anche il remake aggiuntivo dovrebbe, tra virgolette, essere apprezzato ed avere un successo anch'egli. Quindi si va sul sicuro, insomma. La storia tratta di un uomo che è rimasto traumatizzato dalla relazione disastrosa ed infedele dei suoi genitori, e così apre un'agenzia che aiuta i bugiardi e gli infedeli ad praticamente mantenere unite le coppie e fare la felicità di chi non ha il coraggio di dire la verità. Questo è un po' il sunto, è il succo basilare per poi far avvenire le gag e tirare su l'intera storia. Avvengono molte cose che assomigliano un po' ai classici cinepanettoni, come le infedeltà multiple, porte di hotel che si aprono e si chiudono, gente nascosta negli armadi, scuse strane, coincidenze ancora più strane e paraculate. Ma per fortuna è, diciamo, un pochino più moderato e a volte più verosimile rispetto ai film di De Sica, rendendolo più godibile e in certi versi migliore. Non mi è piaciuta particolarmente la parte destinata a Ruffini ed Herbert Ballerina, perché loro sono stati un po' relegati in un angolo e sono quelli secondari a cui avvengono le gag, e relegati solo a questo, un po' le classiche macchiette, insomma. Non manca la solita poi storia trita e ritrita dei cliché in cui le vittime sono mogli e fidanzate, mentre gli uomini si rivelano sempre i soliti traditori infantili e stupidi, salvo poi redimersi e scoprire improvvisamente l'amore verso la partner originale. E poi ci sono le scene talmente prive di senso e ingiustificate che non portano nulla alla trama e non servono praticamente a niente. Forse volevano arrivare alla benedetta ora e mezza e questo era l'unico modo per poterla fare. Ad esempio, l'incontro con una banda di zingari che non ha portato a nulla, una festa cosplay erotica e un debole siparietto con Piero Pelù che poi si è rivelato anche pessimo nella parte. Era inutile, inutile. Poi a me Diana del Bufalo non fa ridere nemmeno lontanamente, ma questo è un po' un gusto personale, perché magari potrebbe anche essere brava recitativamente parlando, scusate, non mi veniva... Però a me sta un po' sulle palle. Ok, in fin dei conti non è malvagio, ma se vedendo un horror voglio che faccia almeno un po' di paura, se scegliamo una commedia vorrei farmi qualche bella risata di pancia invece di farmi solamente sorridere. Ma per questo forse servirebbe l'ambizione di superare l'asticella del prodotto medio e mirare un po' più in alto, soprattutto senza far ricorso alle idee degli altri. Che è una cosa che a me fa abbastanza incazzare a volte. Ok ragazzi, io spero che questo video vi sia piaciuto, mettete un bel mi piace se così fosse, commentate, condividete, iscrivetevi e noi ci vediamo come sempre ad un prossimo video. Fate bravi, non vi drogate, ciao ragazzi, ciao!